Ma io, con la confidenza che ho, allora ci siamo, sì. Con la confidenza che ho con te e con Katia, meno con la Vazza, no? Insomma, con cui ci siamo abitualmente trovati a discutere di queste cose. Inizio con una battuta. Io credo che abbiate coscienza di cosa significa usare questa parola chiave, il potere del limite, o come la chiamo io, la potenza del limite, perché significa introdurre una zeppa ben precisa, come ha detto Galletti, di discontinuità, di salto d'epoca tra l'economia lineare e l'economia circolare. Benissimo, va così di moda. Il vero problema è capire, e Andrea lo sa bene perché quando sono andato in giro per i territori a discutere di Expo ho detto: guardate che il problema vero è capire che c'è una discontinuità profonda. Il Novecento è stato il secolo del racconto e della retorica, del trionfo del capitalismo da alcuni punti di vista, del trionfo della tecnica applicata rispetto a questo. Il secolo che viene ha all'interno il concetto del limite, che è una cosa non da poco, che disarticola anche un'altra parola retorica che abitualmente usiamo, che è green economy. Green economy significa il capitalismo che incorpora al proprio interno il concetto del limite. Non per scomparire, non vorrei fare la parte del radicale da questo punto di vista, ma per innovarsi e cambiare. E siccome, mi sia permesso questa battuta, non ho mai visto il capitalismo che cambia dolcemente, cambia all'interno dei processi complessi. E quindi a questo punto io dico, sono totalmente d'accordo sull'uso di questa parola, di questo slogan, anzi complimenti a chi ha avuto il coraggio, partendo dall'impresa, di porre un discorso di questo tipo, che mi sarei aspettato ovviamente molto più facilmente da Legambiente. Ambiente, molto significativo essere in questo ambiente a discutere di questi temi, con una convention promossa da due imprese, diciamolo molto chiaramente, no? Perché poi questo è il punto. Quindi molto importante rispetto a questo. Anche perché io credo, e se posso fare una puntata su Expo, che ad esempio se vogliamo fare un bilancio di quel concetto, nutrire il pianeta, energia per la vita, che aveva al proprio interno il problema del potere del limite o la potenza del limite, non c'è dubbio. Se dobbiamo fare un bilancio, e spero che né Katia né Lavazza si offendano, il rapporto tra segnali forti, come li chiamo io, e segnali deboli, e voi vi metto tra i segnali deboli, mi capite cosa voglio dire? Ecco, e oggi come oggi noi guardiamo ancora all'evento Expo semplicemente ragionando con la logica lineare del Novecento, e quindi siamo qui tutti a discutere di numeri, quanto impatto, cosa avrà prodotto sul PIL, e la discussione sarà fondamentalmente questa. Poi qualcuno dirà gufi, non gufi, avevo ragione, non avevo ragione, perfetto. Ma il problema, a me interessa questo processo carsico di segnali deboli che devono per forza diventare forti, che cominciano ad esserci, e questo è un segnale debole, senza offendere nessuno, è un segnale debole molto importante. E io spero che quegli segnali deboli carsicamente presenti, perché ad esempio voi giustamente avete fatto questa parte, l'altro giorno ho seguito la regione Sardegna, mi è piaciuto moltissimo quello che hanno detto, il nostro marketing territoriale. Il nostro marketing territoriale lo facciamo con due soggetti. I due soggetti erano le aree protette marine e i parchi. Noi siamo questo e in più Novamont. Ho detto, vabbè, almeno ci siamo. Cioè che un intero territorio decida che il proprio marketing territoriale è fatto su questo, significa che il segnale debole diventa segnale forte. E quindi ad esempio ritengo che il passaggio di oggi dei due presidenti di regione non sia semplicemente una gentilezza perché siete lì insediati,
È un discorso di contaminazione rispetto a questo. E siccome vedo l'onorevole Bonafede, con cui abbiamo avuto frequentazioni da docente ai tempi della scuola di politica di Massimo Cacciari, figurati, quindi anche lì confidenza anche rispetto a questo. E da questo punto di vista spero, e arrivo all'Europa, per ora i segnali forti sono lo spread, sono la Grecia, poi ovviamente tu ci racconterai di sicuro di quelli che sono i piani europei, la foglia di fico, green, eccetera, eccetera. Anche qui il problema è come si va in questa conflittualità, il rapporto tra muri che vengono costruiti, spread e segnali deboli che devono diventare segnali forti, l'Europa che verrà. Questo è il primo punto di ragionamento. Chiudo perché sennò la faccio troppo lunga. Allora, io credo che ci siano due posizioni e mi interesserà molto seguirle. Due posizioni. Le posizioni all'interno delle imprese e le posizioni all'interno sul territorio. Finisco subito. Sulle imprese, io non credo che questa sia una passeggiata. Perché, tanto per essere chiari, ci sono due concezioni dell'economia circolare, se vogliamo usare questa terminologia. Una economia circolare che tiene conto del limite e quindi ricicla le cialde della lavazza, ci siamo capiti? E quindi fa l'intero ciclo, e dico bene, perfetto, ci siamo, o la chimica verde come si chiama, benissimo, e quella è un'economia circolare che ha incorporato il concetto del limite. Ma c'è un'altra economia circolare, che è quella che mette ovviamente dentro la vecchia tradizione lineare del consumo, della crescita, eccetera, mette nel frullatore il consumatore e l'utente. Anche la sharing economy, parola dolcissima, no? L'economia della condivisione. C'è un modello che viene dall'alto e c'è il modello della condivisione dal basso. E quindi questo è il problema, siamo dentro una transizione, salto d'epoca, transizione, che non sarà un pranzo di gala, sarà un conflitto aperto rispetto a questo. Quindi io spero che da questo punto di vista, dentro i processi di sviluppo capitalistico, ci siano sempre più imprese come la vostra con cui rapportarsi, con questa cultura della discontinuità, perché allora avrà senso quello che citava prima Guzzetti, ragionare di parole antiche ma che diventano moderne, come comunità, territorio, va tutto bene, dentro il discorso della dissolvenza di queste parole chiave nel Novecento. E quindi l'alleanza vera è tra questa discontinuità delle imprese e i nuovi soggetti. Giustamente avete parlato di associazionismo, volontariato, giustamente avete fatto la vostra convention in un luogo sharing, che è questo, dal basso e non dall'alto, che è la cascina Cuccagna. È chiaro, ovvio, è emblematico anche questo, no? Non è che avete scelto le solite, diciamo così, location, come si dice, no, dei frullatori, per capirci. Però allora questo significa fare alleanza con i ritornanti sul territorio, per citare Coldiretti, il meccanismo di quella cultura ambientale su cui spero che Legambienti continui ad andare avanti e a immettere processi rispetto a questo, e anche i soggetti dell'economia leggera, quelli che fanno, virgolette, co-working, questi sono, no? I Fab Lab, le start-up, ma non in questa retorica in cui tutto è start-up, per capirci, dentro un processo di cambiamento rispetto a questo. Ecco, io spero che, se così sarà, si potranno fare alleanze sul territorio, che non dimentichiamoci, noi molto spesso usiamo in maniera indifferenziata il termine territorio e terra, sono due cose diverse. La terra è quel bene comune, virgolette, sottoposto a scarsità, eccetera. Il territorio è la costruzione sociale, e la costruzione sociale è fatta da tutti questi soggetti. Io spero che sul territorio ci sia spazio per imprese, smanettoni, volontariato, associazionismo, ritornanti, e allora ci sarà un futuro possibile. Grazie, buon lavoro.